Sì, io stavo dormendo. Cioè, quando avete detto state tutti bene, c'era il mio personaggio che era letteralmente appoggiato sulle spalle di uno di voi, minchia, con la bocca aperta. Ancora? Insomma, scendi. Vai, vai, spara forte. Che succede qui, ragazzi? Che succede? Non potevo tenere l'M16, ragazzi. C'è un altro. Non potevi? C'è un tipo lì da svuotare. Vado a svuotare. Perfetto. E già aveva la pistola? Cioè? Non hai visto che abbiamo ammazzato un tipo? Sì, quello è la macchina. E c'è qui il cadavere, brother. Vieni. Ti ha preso un bullet. Ah, finalmente. Ragazzi, mi ha detto che non si può lootare, eh. Troppo tardi. Mi dai una pistola, per favore? Viene. Non possiamo legare questa carcassa alla macchina e farla trascinare in giro come... Ce lo portiamo in giro il cadavere di sto tipo, così per il meme? Sì. Non ho capito. Ce lo portiamo in giro il cadavere di questo per il meme, zio? Alla prendere, Iano. Ma ferma. Prendete il cadavere di questo, ce lo portiamo in giro come trofeo. Sei rianimate. Sì, vai, prendilo, poi portiamo in giro. Aspettatemi un attimino. Quando sarai in macchina, parliamo come se lo stessimo portando in ospedale, ok? Però non lo portiamo mai, va bene? Aspetta, Dario, tu sei 7-1? Io sono 7-3-8, io. Ti faccio un bel weekend con il morto. Portiamolo in ospedale, dai. Stiamo in ospedale, raga. Fermati un attimo. Lo porto in ospedale. Ha scritto che va in CAF. No, lo porto in ospedale. Ha scritto che va in CAF, il Magned. Ma c'è un altro tipo? A quanto pare non è d'accordo a fare il weekend con il morto. Aspetta, c'è Iano dietro, Portiamolo a guardare il panorama nel molo, ragazzi. Bene. Ma so che hanno aperto una clinica nel molo, vai. Gli sei sparito tra le mani? Ha scritto, ma siete tutti angeli, mandate a fanculo. Zio. Andiamo a parlare, presentiamoci. Brother, ma che cos'è? Cosa di parlare? Mi stanno ammazzando. Signore, ma che cazzo fanno? Sei morto? È morto. Ma bastardo. Niente, andiamo a parlare, sì. Abbiamo sbagliato strada, scusate. Ma ok. Tutto a posto, ragazzi, basta. Tutto a posto, non sparate più, fermo. Non posso garantire, ragazzi, scusate comunque. No, vabbè, tranquillo. Vabbè, non era una cosa per cattiveria, però stavo... No, non sapevamo che si sparavate a vista. Ragazzi, spostate un attimo, per favore. Dove è Dario? Ma l'hai fatto... Mi sei levato il giubbotto. Ultimo minuto. Dove è Dario? Chi manca? Dove è Dario, raga? Ok, chi è che manca? Ok, possiamo andare, ragazzi, dai. Eccolo qua. Per sbaglio, a me mi ero super sbaglio. E mi avete eludato la pistola. Che mi ha tirato sotto per mi ha fatto 2 metri di Ragazzi, vorrei fare complimenti a quel ragazzo che mi ha, ragazzi, ha stompato sott'acqua. Ragazzi, abbiamo l'appuntamento col cartello, andiamo. Dai, veloci. Signor, ma il giubbo. Ragazzi, scusate, sì, vado subito. Mi sono segnato di nuovo. Andiamo, ragazzi. Massa, sali, dobbiamo andare. Sto giusto con la pistola. Questa musica assurdo. 577777. E 247. Sì, adesso ve lo diamo il giubbotto, ragazzi. Grazie. Adesso glielo diamo. Vai. Scendi, è giusto io? Tieni, ecco qua la pistola, caro. Scendi che è giusto io? Sono un meccanico. C'è anche questa di pistola, se vuoi. Devi scendere, così la posso aggiustare. Ok, dammi un attimo. Riparo subito, metti il kit. Ti piace sta pistola, brother? Tieni, ecco la pistola, caro. Vai. Una vostra ma... Ma è la nostra? Sì, col cazzo, quando te la compri? Ok, sei puntato. Beh, prendi la macchina. Prendi quest'altro. Sei puntato da 4 pistole, scendi. Dai. E scendi dalla macchina. Dai. Vabbè. Aspetta un po' quello. Scendi dalla macchina. Aspetta. Zio, lo rianimo, aspetta, vediamo cosa dice. Torna indietro. Vai, tornatemi indietro. Dai. Dimmi una pistola. Te l'abbiamo detto 4 volte, però scendi alla macchina, eh. E quante volte te lo dobbiamo dire, no? Dai, queste qua ti dovrebbero bastare. Dai, ciao.
Zio, anche lei, se per sbaglio vai nel molo di Santa Monica, potresti trovarti 50 bastardi con le armi automatiche che ti sparano a vista. Sì, no, non avevo mai vista sta roba, te lo giuro. Vai, vai al concessionario che gli pigliamo un'altra macchina. Ah, bro, dai. Come no? Vai, vai, vai. Sono stato attirato 5 volte. Questa corda, bro, non la stiamo tirando, minchia. Come, come nel video di Mr. Beast, tiro la fune tra due autobus e un carro armato. Uguale. Sasi, che ha appena fatto un bel RDM. No, no, l'auto no, ragazzi. Non rubiamola. Salve. Andiamo insieme, vai. Vai, io aspetto. Zio, come sei adesso subito a correre? Questo non è con noi. Pitolo, pitolo, pitolo. Hai bisogno, caro? Zio, torniamo e gli prendiamo anche le ultime due che sono adesso, rimaste. Poco, dopo andiamo, dopo andiamo. Via, via, via. Fui, fui, fui. Caro, hai bisogno? Caro? È ora che sei stato intrappolato dai ganti della città. Ma non si è ribaltata la situazione. Ma siamo noi che inseguiamo lui. Dai! Sì, andiamo via e torniamo a prendere anche le ultime auto. Poi facciamo noi la nostra la nostra concessionaria. Scendi un po', dai. È sceso, è sceso. Ho dato un bullet sui piedi, via. Ripassa lì davanti, bro. Vai. Parcheggiala qui, parcheggiala qui. Masa viene in assistenza. A posto, il secondo. Caro, hai bisogno? Caro, oh, però non ti mettere davanti, caro. Anche tu hai sentito le voci. Hai bisogno? Raga, fermi un attimo. Ma voi sapete che non potete rubare le macchine da dentro, vero? Sono un ladro, è il mio lavoro, campo di questo. Non puoi rubare le macchine da dentro, scusami. Cioè, a te è normale... Dai, basta, Leo, porco dinci! Di merda, fermati. A te sembra normale se io ti entro in casa e ti rubo? Certo, se sei un ladro sì, dai, scemo di merda. Levati, c'hai ancora il pigiama addosso, vai a dormire a casa, dai. Ma tuo padre deve andare a dormire. Zio, torna indietro, questa è una bella miccia. Però stai esagerando, ti giuro. Stai andando molto più oltre di quello che immaginavo, giù. Vuoi entrare a prendere le ultime due? Zio, ci scopano, Ma toccate fuga? Dai, scendiamo, andiamo. Andiamo? Vai, veloce, vai, vai. Ma vuoi uscire? Ma ti svegli, fra, sei una cazzo di scimmia. State fermi. No. Cazzo. Non potete uscire. Direttore. Oh, ma siamo pazzi, siamo pazzi. Ma ci manca solo che sparano pure qua dentro. Guarda, la scimmia. Fuggi, fui, fui, fui. Non l'ho toccato, frate, non scimmia, ti fermi? Coglione. Ma che sta succedendo? Ho colpi! Brother, siamo cascati nella trappola dei venditori d'auto, hanno chiuso tutto. Ci vuole sparare il tipo! E giù! Ma quello continuava, sei una scimmia, fra! Voglio andare lì a piedi come se nulla fosse. Leva la pistola. Andiamo così. Dio, non ciao caro, hai bisogno? Hai finito? Hai bisogno, caro? Hai finito? Di fare cosa, scusami? Siete voi che state sparando addosso, Sparando cosa? State rubando le auto. Se sono un ladro, questo è il mio RP, cosa devo fare? Se questo è il mio background, cosa posso fare? Perché me lo devi impedire, scusami? Vabbè. Hai letteralmente aperto, cioè sei entrato, c'è un terone staffer, sono un ladro, sono un ladro. Ma che il ladro, mio RP, dai. Ce l'ho scritto da background, me l'hanno approvato, hanno aperto dentro, Bro, c'è uno staffer dentro, vedo che Top Gun comunque lo stanno rispettando, guarda, è già due volte che spamma Masa Top Games, ultimo avviso. Cosa facciamo, andiamo a prendere un'altra? Guarda lì, sono lì che confabulano.
Vado in bagno, ragazzi, torno subito. Mi vedete? Che mi indica? Orco, che babbo di merda, babbo del cazzo, babbo di merda, babbo di merda, scemo. Zitto, bambinaccio, stai zitto. Zitto, coglione. Bambinaccio, minchia, vai in giro col pigiama, Dio caro, datti una sveglia. Mi sento male, giuro. Ma me lo confermi? Me lo confermi, brother, dove siamo? Su Warzone? Zitta, frasci, devi prendere i punti per le ranked, me lo confermi? Mi dai il tap? Godo, minchia, godo, come godo. Stato bannato, come godo.